Ciao! Ti mando questo caloroso saluto da Charles. Lo conosci? Charm, grande negozio di intimo di qualità che trovi a Teramo, nel cuore della città, sotto l'elegante galleria di Piazza Martiri della Libertà. Dai un'occhiata insieme a me ai capi e alle griffe di Charles. If I still can't catch his eye, and his love runs deeper than he thought it could, then I act like a woman. Ti sono piaciuti? Bene, vieni più presto che puoi. Charles ha già pronto un gran bel regalo per te. Riflessi di personalità. Quattro mura arredamenti. Via del Castello. Teramo. Sportive, brillanti, dinamiche, intriganti, riservate o estroverse. New West. Indicazioni, capricci, emozioni, usi, abusi, premonizioni, follie, esagerazioni, desideri. New West. Tutto quanto sta attendendo. Ma dov'è? 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 Ma a Teramo, vicinissimo al posto. In via Irelli, hai detto? No! In via Cerulli Irelli, al numero 1. Guarda le immagini, capirai subito. Entra nel portone. Guarda che ingresso elegante e simpatico. Sei arrivata tra i capi di New West. Toccali, indossali, guardati, gioisci e sorridi. Se vieni subito, guarda che regalo. Questo programma è offerto da Edimobili.
L'arredamento della tua casa, una scelta importante. Rivolgiti con fiducia a Edi Mobili, ti proporranno le soluzioni migliori. Puoi contare sulla loro serietà, sul loro entusiasmo. 4.000 metri quadrati di esposizione, dove qualità e convenienza sono di casa. Edi Mobili, e riscopri il piacere di abitare la tua casa. Edi Mobili è a Teramo, località Piano Daccio. Buonasera, ben arrivati, oppure addirittura bentornati a Doppio Click, trasmissione di attualità del giovedì di Verde TV. Questa è l'ultima puntata di Doppio Click prima della versione elettorale della trasmissione. Doppio Click dalla prossima settimana si occuperà ovviamente di elezioni, ma è presto per parlarne. Vi spiegheremo al termine della trasmissione qual è il nostro programma, il nostro progetto che ci accompagnerà a partire dalla prossima settimana fino al termine della campagna elettorale. Per questa sera siamo ancora tranquilli. Qualcuno prima scherzava e diceva: è la quiete prima della tempesta, prima della grande tornata di trasmissioni elettorali. Ci siamo concessi questa sera veramente una pausa che è una sorta di respiro, di sospiro per qualcuno. Certamente Teramo non è una città che brilli per iniziative artistiche, almeno non ben organizzate, non particolarmente articolate in un progetto vasto, però è sicuramente una città nella quale si muove della gente che l'arte ce l'ha nel sangue, che la esprime nelle più diverse maniere. C'è della gente, e di questa ci occuperemo questa sera, che fa dei lavori cosiddetti normali e che quotidianamente incontriamo e contattiamo proprio perché erogatori di servizi di cui tutti quanti, tutti i giorni abbiamo bisogno. Poi questi signori tornano a casa e lì esplode la passione vera, quella grande probabilmente, la passione dell'arte, la musica, la pittura, lo scrivere, il raccontare, il tradurre in qualche modo con un segno artistico a qualsiasi livello tutto ciò che si vive e che tutti viviamo e che solo pochi hanno la fortuna naturalmente poi di poter riprodurre, o solo pochi hanno la fortuna di potercisi applicare poi su quella espressione artistica che è un comune sentire, ma che come tutti ben sappiamo sono pochi ancora una volta a poter esprimere. Va bene, ma insomma anche qui sono quattro storie, è più lunga e più difficile l'introduzione sempre rispetto a quello che è poi il contenuto di quello che sentiremo. Questa sera altre quattro storie, storie d'arte, di persone impegnate nell'arte pur essendo impegnate in professioni ufficialmente magari molto lontane dall'arte. Io pregherei il primo ospite di entrare. Buonasera, s'accomodi. Buonasera, facciamo partire l'orologio comunque, anche se stasera parliamo con degli artisti che sono molto... Buonasera signora. Allora, il primo ospite è Laura Del Paggio, che è una insegnante elementare, vero? No, insegnante di scuola materna. Insegnante di scuola materna, chiedo scusa. Una insegnante di scuola materna che ha un hobby grande, che è una passione, abbiamo detto, forte, che è quasi la vita. Lei è una pittrice, si firma la D, è nota magari ai più proprio sì. Perché... Da quanti anni è la D? La D da quasi 12 anni. Quindi prima, cioè prima di allora sono stata solo semplicemente un insegnante. La D, dopo... vediamo perché si chiama la D, in riferimento? La D è una comunione tra Laura Del Paggio e la musa ispiratrice. E diciamo questa sorta di incantesimo che mi ha portata nel mondo artistico. Cioè, è successo qualcosa. Lei ha detto, fino a 12 anni fa ero ero l'insegnante soltanto, no? Non naturalmente che sia poco, ma faceva l'insegnante. Sì. E quella era l'espressione della sua vita, essere insegnante, avere poi un ruolo
nella famiglia, certo. Suppongo. E poi è esploso qualcosa? Sì, poi è successo... È un po' come... Guardi, io che insegno nella scuola materna, no? Sia anche a contatto col fantastico, no? Con l'immaginario, con la fantasia anche dei bambini, nei racconti, nelle favole, anche osservandoli nei loro giochi, parlano i bambini con gli oggetti, parlano con i peluche, con le bambole, con tutto ciò che è inanimato, li animano loro. Ed è successo anche a me, come se fossi entrata anch'io in un mondo fantastico. E di creatività spiccata, quindi. Sì, come se fossi entrata in un mondo fantastico e abbia iniziato un dialogo profondo, disinteressato, con che cosa, le mi chiederà. All'inizio non lo sapevo, poi ho scoperto che effettivamente dentro di noi c'è una ricchezza talmente grande che pochi conoscono, che pochi si sforzano di scovare, di trovare. Senta signora, scusi, poi ci torniamo, però diciamo questo. Io, ad esempio, potrei stare 150 anni in una scuola in mezzo ai bambini, poi potrei provare per altri 1000 anni a riportare con segni, certo, e con colori quello che vedo, certo, o le emozioni che mi scatenano, non succederebbe assolutamente nulla perché non so tenere la matita in mano. Certo. Lei aveva già un gusto spiccato per il colore e sapeva certamente mettere insieme dei segni. No, assolutamente no. Per quella che adesso la pittura mia, questo è il modo di esprimere, non ha niente a che fare con ciò che io sapevo fare, cioè io ho sempre avuto uno spiccato senso della creatività, della fantasia, però guardi, le assicuro che riguardo a colore e a pittura assolutamente no, si tratta di copiare un cartone animato, quello sì, l'ho sempre fatto, però come le dicevo prima, no, questa è tutta un'altra storia che esula completamente da quelle che erano le mie conoscenze. Allora facciamo così, parliamo del colore e intanto mentre parliamo del colore, proprio perché parliamo del colore, io devo segnalare una presenza che è estranea, che è inconsueta al primo tavolo di Doppio Clic, che sono questi fiori che la D questa sera ha voluto regalare a Doppio Clic, per i quali fiori naturalmente la ringraziamo molto. Ma io dicevo, i colori certamente li avrete notati. Ora, se a me avessero dovuto chiedere se stanno bene il giallo, il viola, il rosso e il verde, avrei detto sicuramente no. Invece lei ci ha dimostrato che evidentemente è sì. Allora, il colore che cos'è per lei? Sono dei simboli. Ogni colore, anzi, è un simbolo. Che poi uniti in un'armoniosa figura, in un'armoniosa creazione, assume e porta in sé un messaggio ben preciso. Lei che cosa dipinge normalmente? Io dipingo donne, diciamo così, le donne che hanno significato di vita, quindi ecco attraverso le maternità, attraverso tutti gli atteggiamenti possibili al femminile, sono rappresentati i temi della vita, in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue sfumature, con le sue gioie, i suoi dolori, le sue tensioni, i suoi amori. È così. Le donne, signora, perché? Ecco, le ho detto, perché la donna rappresenta, è simbolo di vita. No, sì, certo, ho ben capito, ma da sempre le è sembrato di poter rappresentare meglio quello che sente attraverso la donna, oppure ha scoperto nel tempo che forse era più idoneo rappresentare cose che lei sente attraverso le figure femminili?
No, 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 è nato proprio così, come... È nato tutto insieme, tutto quindi, insieme, eh? Sì. E anche perché adesso poi, nella varia crescita, durante tutta la fase pittorica, no? Che si mano a mano è venuta evolvendosi, ho capito sempre di più, essendo io pure donna, quando di vero c'era effettivamente... È di vero c'è nelle linee, nei colori, che racconta proprio attraverso la donna la vita di ognuno, ma anche donna espressa anche nella parte maschile. Certo. Quindi, come dicevo prima, in tutte le sue manifestazioni. Senta, il colore più bello qual è? È il rosso. Perché? Perché è il colore dell'amore, della forza e della vita. Quello che proprio, se potesse, non userebbe mai? Ma è difficile dirlo, perché negli abbinamenti alcuni colori sono necessari e sono indispensabili. Comunque, per esempio, potremmo analizzare questo mazzolino. Certo, certo, facciamolo, che è più per facile me, raccontare. Per la D. Certo, certo, per la D. Beh, allora, il rosso, che è posto al centro, rappresenta il cuore. Il cuore, e il viola intorno è lo spirito, e il giallo intorno è la mente. Che bello. Allora, il cuore, abbiamo detto. Sì. Lo spirito e la sì, mente. Perché... È gialla perché è viva, perché sì, è il colore dell'attenzione. Sì. Lo spirito è viola. Sì, lo spirito è viola. Senta, si dice degli artisti, si dicono una serie di cose che magari sono leggenda, che magari sono, come dire, ormai entrati nella retorica di ognuno. Però, certo, una cosa vera è che l'artista ha bisogno di coltivare se stesso e quello che prova al meglio. Come si fa poi a rapportarsi invece con gli obblighi del lavoro, della famiglia, di tutto ciò che circonda Guardi, l'essere io, umano? La mia vita è piena, perché la mattina, di giorno, insegno. Poi, giustamente, io ho una famiglia, tre figli, quindi... ho il mio da fare a casa, ho un valido aiuto da parte di mio marito, da parte dei ragazzi, e quindi questo già è un punto a vantaggio. Per dedicarmi, nel momento in cui io entro nel mio piccolo studio per dipingere, è come... È un po' spogliarsi di tutto quello che mi circonda. E quindi... Riesce a chiudere tutto sì, fuori? Cambiare d'abito. Mi cambio d'abito e indosso l'abito del pittore. Ma lei va a indossare l'abito del pittore quando sente di doverlo quando fare? Ho tempo. Ecco. Quando ho tempo. Perché E il suo grande sogno non sarebbe quello di poter andare invece nel suo studio in qualsiasi momento senta l'esigenza di farlo? Beh... Certo, la spinta è forte, comunque sono felicissima lo stesso. In 12 anni ci sono stati momenti in cui ha avuto un senso di repulsione o di stanchezza nei confronti della pittura? No, ma è tutt'altro, anzi, più passa tempo, più si va avanti, e più forte desiderio di indossare sempre più sempre quando crede più, di farlo. Senta, il massimo dei giorni che riesce a stare lontana dallo studio, che è stata lontana dallo studio? 3 giorni. In che circostanze? Beh, in genere se ci sono problemi in famiglia, oppure si va fuori in viaggio. Ecco, quindi lei per esempio si allontana poco volentieri da casa. Se dovete fare un viaggio, se c'è un'esigenza di una vacanza o di altro, lei poco volentieri si allontana da casa? No, perché la pittura poi non è poi una costrizione, non è qualcosa che per forza devo assolutamente.
se ci sono dei motivi che mi allontanano da casa non costituiscono un problema. Certo che quando questo tempo si protrae comincia a sentire, insomma, la mancanza, comincio a sentire, comunque non sto mai con le mani in mano, perché anche quando non posso, ecco, chiudermi nel mio mondo, disegno, faccio tanti disegni. Si porta sempre dietro qualcosa, sì, sempre. Sì. E senta, stando in giro certamente coglierà altri spunti, altre occasioni. Che cosa le fa venire in mente, che cosa le fa venire voglia di disegnare, di tirar giù due segni? No, niente, perché non tutto quello nasce che vede. Dal di dentro, da dentro di me, quindi tutto ciò che mi può esaltare. Ah, abbiamo finito. È finito? Sì. Ah, vabbè. Visto, abbiamo finito, poi torniamo a incontrare la signora più tardi nel corso della trasmissione. Adesso deve alzarsi, io so che certo per un artista, per un pittore, la fotografia, no, deve venire qui vicino a me un momento, sì, perché dobbiamo fare questa cosa della fotografia. Ci abbiamo un rituale che è rigidissimo. Allora, dicevo che certo per un pittore la fotografia non è il massimo. Come la valuta la fotografia? Ma la fotografia è la rappresentazione della realtà così com'è. Allora, la rappresentazione della nostra realtà, sì, la riproduciamo adesso subito con il primo click di questa puntata di doppio click. Dobbiamo contare fino a tre e poi diciamo cheese insieme. Va bene così? Bene. Ci atteggiamo un sorriso. Sì. Uno, due, tre, cheese. Grazie. L'84 vi annuncia che è cominciata la promozione primavera. State scegliendo i pavimenti per il nuovo appartamento? I rivestimenti, i sanitari, gli accessori per i bagni? Bene, avete trovato un'ottima soluzione. Grosso 84 vi invita a cogliere subito questa eccezionale offerta primavera. Pavimenti in monocottura fino a 100 metri quadrati, più rivestimento per due bagni completo di piastrelle, sanitari, rubinetterie, una vasca, un piatto doccia più box doccia, un mobile bagno, uno specchio e tutti gli accessori per i due bagni. Il prezzo? Meglio non dirlo. Il prezzo è sorprendente. Vi ripetiamo che i materiali sono di prima scelta e i pagamenti sono personalizzati. Non ci credete? Venite a vedere, ma affrettatevi. La primavera di Grosso 84 finisce il 31 marzo. Grosso 84, la qualità totale per rivestire ed arredare. Teramo, via De Jacobis, vicino al campo scuola. E è una parte importante di Percas. È il suo impegno con te per rendere più sicura la tua salute, più ricca e vivibile la tua città, più forte la tua squadra del cuore, più rilevante la tua storia, più solida e vitale l'economia. Percas si impegna con te. E così siamo alla seconda ospite, che è un'altra donna, è Rina D'Antonio. Buonasera, ben arrivata. Buonasera. Anche a lei. Rina D'Antonio è un'insegnante, questa volta sì, elementare? Sì. Sì, elementare. Un hobby, mi segnalano che è quasi una professione, poi ce lo facciamo spiegare dalla signora, una poetessa. Sì. Oh. Allora, quando si parla di poesia al femminile, io devo partire con i minuti. Questa ultima puntata di doppio click è meno precisa delle solite. Allora, quando si parla di una donna in poesia, ci si va sempre proprio con i piedi di piombo, perché sembra che la poesia sia più adatta agli uomini, è vero? Si dice? Non credo. Invece no, perché? Assolutamente, perché le donne penso siano più sentimentali degli uomini. Secondo me.
Lei che tipo di poesia scrive? Io non scrivo poesie d'amore comunque. Ecco, tanto per... classico, diciamo, amore in generale, sì, amore per il prossimo, amore per i figli, amore per la natura, amore per tutte le cose della vita, ma non perché non voglia scrivere amore, le poesie d'amore classiche, perché non mi vengono, non mi sono venute. Senta, non mi sono venute. Senta, ma la prima poesia a quanti anni l'ha scritta? Io le prime poesie le ho scritte a 18 anni, 17. Vabbè, come tutti le noi. Solite poesie sdolcinate, no, delle ragazze. Quelle magari erano proprio d'amore, sì, però. Sì, erano d'amore. Innamorata, magari, va bene. Poi tutti smettiamo. Poi lei... la poesia, a scuola ho fatto sempre scrivere poesie su ogni argomento dai ragazzi. Infatti hanno vinto anche dei concorsi poi. Suoi bambini? Anzi, un ragazzo down ha vinto un concorso a Radio Centro Abruzzo, primo premio. Questo tanto perché è così, insomma, tanto sì. Per significare quanto sia importante. Erano cinque, i primi cinque premi furono vinti dai miei alunni. Quindi a CB hanno fatto. Mi costringevo quasi a scrivere poesie, ogni volta su un qualsiasi argomento, scrivete la poesia, benissimo. Su, scrivete dei versi, dite, esprimete qualcosa, loro, ma io non ci riesco, qualcuno invece alla fine diventavano poeti proprio. Quindi, poeti non si nasce, ma si può anche diventare. Si può anche diventare in questo caso, cioè, lei invece evidentemente in qualche maniera c'è nata, lei a 18 anni scriveva poesie e poi siamo arrivati... ai diciamo 19-20 anni, a questa età tutti smettiamo, lei invece è andata avanti. No, io non ho scritto più poesie in realtà. Ho iniziato poi a scrivere dei versi scherzosi in ospedale, perché ho avuto dei problemi di salute, quindi durante le mie degenze lunghe mi divertivo a scrivere versi, a prendere in giro l'equipe medica. Quindi le mie poesie facevano il giro delle corsie. E poi qualcuno ha fatto anche un libretto, appunto, che poi rivendeva. Ah, addirittura, quindi circolavano in maniera piuttosto organizzata. Ma questa era una cosa così In dialetto. Dialetto, sì. Ho iniziato a scrivere anche poesie dialettali personali, problemi personali lassù. Poi la prima vera poesia in lingua l'ho scritta in occasione della prima edizione di Pasqua Giorni Diversi, sì, certo. Con Resurrezione. Ora ho cominciato realmente a scrivere poesie in lingua e anche dialettali. Ha vinto più dei premi? Sì, molti. Sarà esibizionista. Perché? Ha vinto dei premi? Ho vinto dei premi anche nazionali e qualcuno internazionale. Soprattutto ultimo premio nazionale, quarto internazionale con un racconto Sera d'estate, nel quale io faccio un raffronto tra le sere d'estate degli anni della mia giovinezza, dei primi anni in cui ero diventata mamma, quando i miei figli erano dei ragazzini che giocavano con gli altri ragazzini del quartiere, nella strada in cui abito ancora da allora. E quindi faccio un raffronto tra le sere d'estate di quegli anni e quelle di adesso, piene di tristezza, di silenzio, nella strada perché i ragazzi sono cresciuti, si sono sposati, nascono pochi bambini e ci sono pochi bambini adesso. E io mi ritrovo sola in quella... Senta... Come si fa? Nel silenzio. Quando le succede di aver voglia di prendere la penna e di scrivere? Dunque, a me sembra, però io non ho mai tempo. Cioè, quindi le poesie nascono così, sono degli sprazzi, dei momenti, per cui è facile, mentre si fa la pasta all'uovo oppure, non so. Perché poi questo è il mondo delle donne, no? Come dicevamo prima con la D, questo. Quindi io scrivo, magari mi viene, scrivo nel frattempo. Mentre il racconto è diverso, la narrativa implica un certo tempo anche mettersi lì a scrivere, no? Certo. Anche se mi viene facile, lo stesso. Senta, una cosa...
Come si fa a vivere in un ambiente, lo dicevamo poco fa, in un ambiente anche culturalmente non ricco di stimoli? Perché lei poco fa mi diceva, io adesso sì. Ho subito uno scopo. Io non vado più, poi ne parliamo io di ho nuovo, lasciato la scuola nel 90, quindi mi sono venute a mancare i rapporti umani, sociali, e anche il dialogo con gli alunni, molto ricco, molto vivo, molto aperto, con i genitori degli alunni, con le colleghe, con le persone del tram, con... Certo, e quindi il mio mondo è un po' ristretto, diciamo, adesso. Purtroppo, per forza di cose, è così. La vita e è poi così. Lei, dicevamo prima, non è che frequenti ambienti culturalmente in maniera... Purtroppo, mi piacerebbe molto, però è anche mancanza di tempo, che sono anche nonna io, quindi... Come mai non muore questa la vena poetica? Perché è qualcosa che viene dal di dentro, penso che qualcuno, è qualcosa che uno ha dentro e che poi deve... forse anche questa solitudine, diciamo, questo distacco col mondo esterno, non proprio distacco nel vero senso, nel senso in cui diceva lei, che mi porta appunto a esprimere questo bisogno di dire, di raccontare agli altri i miei sentimenti, quello che provo, poi anche il tema della nostalgia, delle rimembranze, del dolore, perché no? Del dolore e della solitudine. Ecco, io stavo per dire, l'ispirazione... Il tema principale è quello della solitudine, nelle mie poesie è proprio dominante. E l'ispirazione... L'ispirazione sono le cose, i casi della vita, cioè i miei problemi, il mondo che mi rovina, e soprattutto nasce dal mondo interiore, soprattutto da me, da quello che sento dentro, dall'anima, insomma. Ma lei, cuore. Per esempio, è una che giudica, che valuta molto, nel senso, sta in casa, diciamo, sì. Adesso non lavora, sta tutto il giorno in casa, allora magari fa la pasta all'uovo di sì, cui... Sì, la faccio molto. Parlava prima, sì. La fa molto buona, ha detto, signora, la scrive belle poesie, buona, scrive bene sì. E fa della buona pasta all'uovo. Allora, sta facendo la pasta all'uovo, sì. Sente, immagino, la radio, sente la televisione. Lei è una di quelle a cui il cervello lavora sempre, cioè ma guarda sì. Che cosa sta dicendo quello, ma guarda... Così. Sì, riesco a captare un po' gli stimoli. Che cos'è in questo momento? La cosa che le piace meno di questo mondo che la circonda qual è? La violenza soprattutto, la violenza soprattutto perché appunto non riesco più a sentire tranquillamente il telegiornale. Rabbrividisco di fronte come quello dell'uccisione di quei bambini. Sì, certo. Allora, no, non riesco proprio, è qualcosa che mi raccapriccia. Vediamo due donne tra poesia e pittura come si raffrontano. Senta, ha detto la D, il cuore è rosso, lo spirito è viola, sì. L'intelligenza è gialla. È così? Il cuore è per me, cioè il cuore, quello rosso, è dominante anche per me, nel mio mondo, perché il cuore rappresenta intanto il sentimento e rappresenta anche il dolore per me, anche il dolore. È rosso lo stesso modo? Sì, è rosso. E sta tutto nel cuore. E anche grigio, un po' sfumato, insomma, con contorni grigi. Senta, lei è uno di quei poeti per cui la stagione più bella dell'anno è l'autunno? Ma no, non direi, forse è più l'inverno con la neve, perché quest'anno ho sentito proprio quel bisogno disperato di un po' di neve e poi alla fine... Per il raccoglimento, per l'intimità? No, è qualcosa che mi rende felice, vedere la neve che scende, qualcosa che mi dà proprio... mi fa diventare quasi bambina. Senta... L'autunno mi mette un po' di tristezza, però non è comunque la stagione che prediligo. C'è una stagione in cui si produce di più? Sì, comunque appunto quando l'inverno con la neve, quello è qualcosa che mi... Quello è il massimo. Se può nevicare la signora scrive che è una bellezza. Sì. Senta, ci sono dei momenti di cattiveria che lei probabilmente avrà, come hanno tutti, di cattiveria, di rancore, magari un po' di invidia o di gelosia,
che diventano lo stesso però dei bei versi? È possibile? Assolutamente no. No? Bisogna essere in pace con il mondo per poter scrivere. Sì, infatti io nelle mie poesie predico la pace, anche l'amore, anche se non sono poesie d'amore, insomma, le mie. Soprattutto l'amore. Più tardi poi parleremo nel momento del confronto, delle esposizioni della signora, delle sue, dei suoi premi e di altro. Però intanto una cosa volevo ancora sapere da lei, e cioè partecipare a un pubblicare e partecipare a un premio. Ecco, sono due cose molto difficili e comunque concatenate? Sì, partecipare è difficile. E infatti io non sto partecipando più a concorsi perché la partecipazione implica una spesa enorme e quindi porta un sensibile... Perché le quote di partecipazione sono sempre più alte. E quanto 30, fai? 40 sezioni, quindi narrativa, poesia a tema libero, sillogi inedita... libro, edito, insomma ci sono tante sezioni nei vari concorsi letterari, quindi per esempio nel concorso vinto da me primo premio nazionale Istonium di Vasto, dove poi mi sono affermata anche con le poesie negli anni precedenti, terzo premio nazionale. È finito il tempo, signora, però sì. Non succede niente perché ne possiamo parlare ancora poi nella seconda parte. Sì. Allora, se si mette vicino a me, facciamo questa fotografia anche con lei. Una poetessa che ha detto che comunque per essere ispirati bisogna avere dei sentimenti positivi, quindi sorridere non dovrebbe essere difficile. Le mie poesie sono un po' tristi. Però il sorriso non le riesce, è difficile. No, io sono molto aperta. Allora, facciamo questo sorriso in favore di telecamera. Senza contare fino a tre, diciamo cheese insieme subito. Cheese. Cheese. Grazie. Due appuntamenti settimanali per seguire più da vicino su Verde TV gli avvenimenti sportivi della nostra provincia. Sabato Sport, il sabato alle ore 19.45, una trasmissione di anteprima per anticipare con interviste e pronostici gli avvenimenti della domenica e commentare quelli del sabato. Domenica Sport, la domenica alle ore 19.30 per i risultati, le classifiche, i commenti a caldo e le interviste. Sabato Sport e Domenica Sport, il sabato e la domenica per un grande weekend sportivo su Verde TV. Allora, il terzo ospite. Buonasera. A questo terzo ospite magari diamo del tu perché è giovane. Buonasera. Buonasera. Rudy Baiocchi. Eccolo. Anni? 26. 26. Allora, veramente ti meriteresti il lei, però invece no. Facciamo così. Invece ti do lei. Allora, Rudy Baiocchi è un odontotecnico. Anche se qui, non sembra. Anche se non sembra, perché? Per i capelli. Lei mi direbbe che io sono un odontotecnico. No, beh, vabbè, ma non è che gli odontotecnici, poveretti, debbano avere per forza una faccia da morti o da serie a tutti i costi. No, infatti, però. Sono odontotecnici simpatici, mi dirai che non è una professione che sta molto simpatica alla gente. Senti, chiedo scusa, capelli bellissimi, abbiamo detto, grazie. Grande momento di competizione e di frustrazione per i conduttori qua, perché nessuno c'ha i capelli lunghi e belli come i tuoi. Un musicista rock, che è una cosa che dico con enorme rispetto, ma anche con molta diffidenza, perché certo, magari di pittura e di poesia ho sentito parlare di più rispetto che di musica rock soprattutto. Che cosa fai esattamente? Io canto in un gruppo rock che si chiama Carrion. Niente, sono... Un gruppo teramano? Sì, siamo della provincia, diciamo. Siamo un paio di persone di Alba Adriatica, un ragazzo di Nereto e due di Teramo. Oh, e vi siete costituiti quanto tempo fa in gruppo? Io sono entrato con loro da un anno. E che cosa fai? Scorso. Io canto. Canti, hai detto. Prima ma tu componi gruppo. Però? Sì, anche. Musica rock soltanto. Rock.
Ma sì. Soltanto musica, no, soltanto musica. Non è un limite. No, 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 assolutamente, no, dico, anzi, è un atteggiamento specialistico, sì. Musica rock. Ora, uno dice, io faccio l'odontotecnico, è una professione proprio di quelle di precisione, di attenzione. Evidentemente qualche cosa che ha a che vedere con la precisione ci deve essere anche nel rock, anche nel tuo modo di fare musica. Beh sì, 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 sì. Infatti, diciamo che anche, cioè, come nel lavoro, io nel lavoro cerco di essere il più preciso possibile. E anche nella musica ancora di più. Ancora di più. Sì. E tu canti con questo gruppo molto spesso, cioè sei in giro? Sì, facciamo delle serate nei locali, così d'estate si suona un po' di più, si fa anche qualche piazza. Così. Oddio, non ci si potrebbe vivere, non ci si riesce a vivere. Però... stavo per domandarti questo. Assolutamente, anche perché, diciamo... le retribuzioni sono basse, ma però ci si diverte, si passa una serata. No, anche perché si dice che l'odontotecnico in realtà guadagni molto. Si dice. Vabbè, certo, magari per quando sei arrivato tu sono stati tanti gli odontotecnici, sono anni che guadagnano molto, per cui probabilmente arriva un momento in cui il mercato comincia a saturarsi. Senti, tu... componi anche, abbiamo detto, e questo significa che hai una conoscenza della musica? Sì, io sono autodidatta in generale, però diciamo che da 5-6 anni ho cominciato a studiare proprio musica un po' per conto mio, faccio gli esercizi così ovviamente. Ma con degli strumenti? Io no, canto. Soltanto, sì, dico, non hai imparato la musica su uno strumento? Sì, suono anche che la chitarra. La chitarra. Così. Sì, no, studio per conto mio, ovviamente tecnicamente non sarò un mostro, però penso che non sia quello l'importante, non mi è mai interessato la parte tecnica, più che altro mi interessa l'interpretazione. Non ti è interessata la parte tecnica, però hai sentito il bisogno di un supporto tecnico. Sì. Poi anche di questo parleremo nella seconda parte. È fondamentale. Vedi? Fondamentale. Cioè tu a un certo punto, nonostante la passione, hai detto, beh, io qua però sì, ci devo mettere qualcosa di più. Se quando ho cominciato a cantare, in realtà strillavo. Io da quando avevo 16 anni che canto, però prima strillavo. Allora ho sentito il bisogno, anche perché... ho cominciato a sentire anche musica che mi ha influenzato, che di artisti che stanno a un certo livello anche tecnicamente. Allora ho detto, ti sei accorto che sotto c'era qualcosa? Voglio essere tecnico un po'. Beh, ma insomma, mi sembra. Sì, mi sono messo a studiare così un po' per conto mio. Niente, ho fatto qualcosa, niente di speciale, non sono un maestro, però diciamo che mi sono raffinato grazie a questo. Cantare in un complesso rock implica una grande scena, una grande presenza scenica, sì. Molte mosse. Sì. Cioè, come si vuol dire, le mosse tante, insomma. Sì, tante. L'importante è che ci sia la sostanza. No, no, sì, sicuro. Io spero di della sostanza abbiamo parlato e parleremo ancora. Adesso volevo fermare la parte scenica, ma la parte scenica poi in realtà non è che uno se la deve studiare, si deve impegnare a... Quella viene così. Sì, io faccio tanto casino quando sono salto a destra e a sinistra, però non è che mi sforzo tanto. Quindi i capelli lunghi sono un'esigenza di scena. È importantissimo. Vedi? Da quando, senti, da che lunghezza di capello comincia ad avere la sua imponenza il capello? Perché io credo di aver capito perché non mi impongo bene. Un po', da che lunghezza di capello? Diciamo che dalla lunghezza di tu, va bene. Da questa in poi, sì. da questa in poi, ho capito. Quando in casa questi capelli hanno cominciato a crescere, crescevano insieme con la tua ricerca di tecnica nella voce oppure con gli strilli? No, eri già nel momento della ricerca tecnica. No, oddio, in realtà no, sì. Con gli strilli, crescevano i capelli ancora, gli strilli. Sì. E in casa che dicevano? Strillavano anche loro. Strillavano anche loro, sia per i capelli che per gli strilli. Sì. Quando in famiglia hanno cominciato a capire che si trattava di qualcosa di più? Quando dopo vari conflittini che ci sono stati per i capelli, per quello che facevo,
hanno visto che io non mollavo, allora si sono messi l'anima in pace, si sono rassegnati. Ma si sono solo rassegnati oppure nel frattempo si sono convinti, hanno capito? Sì, anche perché nel frattempo sono successe anche un po' di cose che li hanno convinti che stavo producendo qualcosa di buono che piaceva a qualcuno, quindi non era solo uno sfogo personale, cioè diciamo che facevo qualcosa e mi interessava continuare a farlo e loro se ne sono accorti. La musica rock, proprio rock, è una cosa molto ristretta, molto specifica? No. Il rock è solamente un modo per dire delle cose che si possono dire con tanti altri. Io ho anche cantato altre cose, ho fatto un periodo blues abbastanza lungo con un altro gruppo, ho capito molte cose in quel periodo, ho capito che quello che faccio adesso deriva da quella musica lì e ho capito anche che si esprimono sempre le stesse cose, qualsiasi, cioè è solo un mezzo, ecco. Ah, quindi l'amore, la tensione, la paura, la rabbia, la voglia di divertirsi, di vivere tutto. Va bene, però non è, per esempio, la voglia di divertirsi, la rabbia, sono caratteristiche solo del rock, no. Vengono espresse anche da generi melodici. Insomma. Sì, sì. No, ma... E quindi c'è spazio per il sentimento nel rock? Come no? Il rock non è... un lupo cattivo che il lupo cattivo della musica. Il rock c'ha tante sfaccettature che il mito chi è? Il tuo mio? Mito? Sì. Dunque il mio mito per eccellenza proprio forse non tutti lo conosceranno, si chiama David Lee Roth. È l'ex cantante dei Van Halen, un gruppo abbastanza famoso. Sì. Adesso sento anche altre cose, diciamo, adesso sento molto Prince, i Queen, cose così, un po' più tranquille anche. Anche da lì c'è da imparare. Senti, per il rock, questa sera naturalmente questo mazzo di fiori deve diventare il protagonista. Per il rock, è rosso sì, il cuore. Il rock è rosso, sicuramente. Rosso. Lo spirito è viola. Il viola è uno dei miei colori preferiti, come stavo dicendo prima alla signora. Ed è lo spirito, quindi va bene. Sì, è anche la magia, secondo me. È un colore molto magia. Magico, mi piace. L'intelligenza giallo. È gialla? Sì, non so perché, però sì. Ci siamo, questa sera la Dice ha dato uno spunto incredibile. Allora, quando io ho detto il cuore rosso, hai fatto tu, manco a dirlo che il cuore è rosso, di più. La cosa che meno sopporti durante un'esibizione qual è? Essere interrotto dal padrone del locale che ti dice che si deve spostare una macchina. Ma perché succede? Succede sì. Cioè, mentre tu canti arriva un signore e dice scusa un po'. Tu gli tireresti qualcosa a presa. E ti porti un biglietto con una targa, con un numero di targa. Sì, io allora gli dico, beh, dillo tu. Il microfono sta lì. E la cosa invece la più bella, la più... La più bella è l'apprezzamento del pubblico, sì. Applauso. Sicuro, sì. È anche un sistema questo per rimediare delle donne, questo del rock? È così? No, non so, beh, immagino, no. Suppongo di sì, a livelli... Perché no? Non è così? Sì, per qualcuno sì, non per nel mio caso. Ah, beh, va bene, certo, no, ma senza... Dico, in generale è così, sì, è chiaro. È un luogo comune abbastanza vero. È vero, ecco, se poi uno invece ha dei vincoli... sentimentali che deve rispettare, fa bene a rispettarli, a comportarsi bene, poi comunque insomma, in televisione sarebbe bene. Uno sciocco se si mettesse a dichiarare altro. Quale musica dopo il rock ti piace di più? Il funky, il blues, ma in realtà... Musica, non so, classica? Sì, la classica l'ascolto anche. Io ascolto quasi tutto, da poco tempo devo dire la verità, ho cominciato ad aprirmi, prima ero proprio parocchi, solo rock e basta, invece mi sono accorto che, con il discorso che dicevo prima, certo. Tutti i tipi di musica hanno qualcosa da comunicarti e sarebbe sciocco non prendersela, quindi... Ma tu come le signore di prima senti il bisogno di cantare, ad esempio, di esprimerti in musica, Io... di esprimere dei suoni? Sì.
io quando non sto per un mese senza suonare, senza cantare, mi sento male. Però qui c'è la componente dell'esibizione rispetto a quello che dicevamo prima invece, cioè devi cantare nel senso che devi esibirti e devi stare di fronte al pubblico. Possibilmente, però è bello anche ritrovarsi con gli amici a suonare. Lo fate? Sì, sì, beh, quello è la parte fondamentale del lavoro. Ci siamo, abbiamo finito, adesso faremo questa terza fotografia, questo terzo click. Vieni. Ho i capelli più corti, questa cosa dei capelli più corti mi mette quasi in difficoltà. Allora, contiamo. 1, 2, 3, cheese. Dopo aver scelto le foto con te e lui, Flu lo impagina su album di pregio in modo esclusivo. Con Flu, il giorno del vostro matrimonio diventa un racconto irripetibile che vibra nel tempo. Pensiero causale, imperativo, categorico, fermo di funzione. Flu, dove fotografia non è solo clip. Teramo, via Tevere. Auguri. Eccoci al quarto ospite con il quale concludiamo la prima parte di Doppio Click. Buonasera professore. Buonasera. Il quarto ospite è Paolo Tomassini, primario ospedaliero, noto ai più naturalmente per la sua professione, ma noto a moltissimi anche qui per un hobby che è una che è molto di più, che è una passione, che è un travolgimento, è un amante, un appassionato forte della musica, un musicofilo, un conoscitore di musica. Sì, ha detto bene, sono un musicofilo, non sono un produttore di musica e in questa riunione mi sento un po' quasi un intruso perché di fronte a una poetessa, di fronte a una pittrice e a un creatore di musica rock, io sono solamente un amateur, non sono un professional, come dicono gli inglesi. Però sicuramente sono un conoscitore. Sì, un musicofilo così nel mio piccolo, è vero. Nelle mie ore libere cerco un po' di sentire della buona musica e a questo mi limito. Quindi non sono un personaggio, un produttore di cose artistiche, ma sono solo un fruitore, come ce ne sono tanti anche meglio di me. Va bene, comunque, adesso abbiamo fatto questa premessa di quasi modestia che però non è corretta, perché dicevamo prima che la produzione non necessariamente deve essere la produzione vera, ma può essere anche il grande movimento culturale, no? La divulgazione, perché comunque un amante
della musica, della buona musica, non può che essere uno che la, ne parla, che la racconta, che la fa respirare anche agli altri. Questo pezzo di borsa che vedete sotto il tavolo, è giusto che si veda, perché d'altronde mi dicevano poco fa, quando io ho detto professore se vuole lasciare la borsa, dice no, la porto con me. Allora mi hanno detto anche questo appartiene al personaggio, simbolo, diciamo. È uno stato simbolo, sì. Se potesse portarsi dietro sempre un disco di musica, quale si porterebbe? Beh, adesso mi viene in mente la sonata Kreutzer di Beethoven, una sonata per pianoforte e violino che ho ascoltato recentemente in un'ottima riproduzione che è uscita insieme alla Repubblica. Questo perché? Perché è da sfatare questo andazzo culturale, cioè che la musica sia un relax, una semplice evasione. Invece non è vero, la musica è un coinvolgimento, è partecipazione, è la vita stessa. Quindi un impegno. Sì. Basti pensare appunto alla sonata Kreutzer che ha in sé i germi un po' della rivolta, del combattimento fra il primo e il secondo tema, tra i due strumenti, tra il pianoforte e il violino che cercano un po' di coartarsi l'uno con l'altro, combattono, alla fine si sposano, si dividono. Questa sonata ha ispirato un celebre romanzo di Tolstoi in cui questa musica ha fatto quasi da pronuba per un adulterio. Che poi si conclude tragicamente. Oh, io non sono stato influenzato a tal punto perché sono un ottimo marito, non ho mai pensato nelle cose. Cioè, basti pensare alla musica wagneriana che ha guidato gli eserciti della Wehrmacht nell'ultima guerra mondiale, anche le orde naziste a che si sono ad essa ispirate. Tanto è vero che in Israele la musica wagneriana è proibita. Basti pensare, che posso dire, al celebre romanzo di Thomas Mann, Dr. Faustus, in cui il protagonista, Arjan Lepercurn, è un musicista che, colpito da una grave malattia, che incontra il diavolo, il quale gli promette, dietro ovviamente una ricompensa ben gravosa, quella della sua anima, di fargli comporre una musica eccezionale, rivoluzionaria, e la scomposizione tonale, la cosiddetta dodecafonia. E quella appunto di Schoenberg, che poi Schoenberg si è un po' adirato e ha polemizzato con Thomas Mann, che ha fatto... Per dire, la musica coinvolge totalmente l'essere. Allora, lei ha fatto una serie di riferimenti anche letterari e storici. La musica sollecita anche altri tipi di cultura? Sollecita, è un buon veicolo per la cultura, oppure per arrivare a essere degli attenti... fruitori di musica classica bisogna avere una buona cultura alle spalle? Ma io penso che la musica di per sé soddisfa il senso estetico del fruitore e poi stimola a sua volta anche il godimento letterario oppure artistico, eccetera. Quindi la curiosità di andare a vedere altro nasce proprio magari dalla passione per la musica. Sì, io penso di sì, insomma, perché ovviamente la musica è sempre figlia del suo tempo, è sposata ad altri atti, anche al contesto sociologico in cui è stata prodotta, e quindi sono arti e momenti spirituali interdipendenti. Che il concerto più godibile della sua vita qual è stato? Beh, forse nel 1969, forse lei non è ancora nata. No, sì, grazie, che è giovanissima. Grazie. Io poco, ma a quell'epoca andavo già a concerto anch'io. Per l'ultima volta Wilhelm Backhaus, il più celebre interprete di Beethoven. Backhaus ha già avuto un'imi paresi, l'aveva superata, e pur vecchissimo, aveva 83 anni, si produsse in uno splendido concerto beethoveniano a Roma, a Santa Cecilia. Poi tornai a Teramo, qui ho avuto meno occasione di sentire grossi interpreti, però anche a Teramo bisogna dire che vengono degli eccezionali interpreti, basti pensare a Michele Campanella che per opera della benemerita Associazione dei Concerti di Citelli è venuto a Teramo, ha tenuto un eccellente concerto. Basti pensare a Uto Ughi che è venuto due o tre anni fa e anche altri ottimi concertisti, insomma c'è possibilità di far musica, basti girare per le edicole, si comprano dei compact a prezzi sfacciati, anche di buon livello, cassette, videocassette, chi non vuole acculturarsi per me è colpevole, insomma ci sono tutte le possibilità. Poi di questo parliamo, il concerto al quale invece avrebbe voluto assistere? Avrei voluto ascoltare Arturo Benedetti Michelangelo prima della sua, purtroppo non è più venuto in Italia da circa 20 anni, adesso è deceduto purtroppo. E quello è stato il mio grande sogno, ma lui suonava solo in Svizzera, una volta suonato in Vaticano, una decina d'anni fa, adesso purtroppo è morto, rimane solo il rimpianto e delle ottime esecuzioni. Lei ha ascoltato prima Rudy Baiocchi che parlava? Sì, come no?
Che cosa pensa della musica rock, professore? La musica rock l'ascolto anche con piacere, perché non penso che ci siano degli steccati nel campo musicale come in campo artistico, bisogna essere aperti a tutte le esperienze. Da lui mi divide un gap generazionale, lui potrebbe essere mio figlio, c'è una figlia di 30 anni e quindi ho 4 nipoti, oltre che mi divide una notevole dose di giovinezza e una gran massa di capelli che sinceramente anche gli invidio. Anche. Però, chiedo scusa, però la musica rock, il rock non è un genere che le è ostile, non è un genere che non le piace, quindi. Fa parte del costume. C'è qualcosa che proprio non sopporta, qualcosa che riguarda la musica che lei non sopporta? Questo tipo di musica qua? Qualsiasi tipo di musica. Oddio, quella musica commerciale, reiterata, a tutti gli angoli di strada, alto volume, soprattutto... Come si ascolta la musica classica, professore? Beh, possibilmente il raccoglimento, insomma, in silenzio, cercando un po' di capire le sfumature, quindi i rapporti fra i vari temi, che poi sono sempre gli stessi. Nella sonata classica c'è il primo tema del primo movimento, che è un tema impetuoso, energico, un po' misterioso, tragico. Il secondo tema invece è sempre idillico, così contemplativo, poetico, sognante. Poi c'è la ripresa del primo tema e la lotta fra questi due temi che poi si concludono nella coda finale. Se uno ha l'accorgimento di usare questi sistemi di ascolto, la musica diventa molto semplice, molto facile. La musica classica vera e propria. Poi c'è la musica wagneriana, un po' più complessa, poi c'è la musica atonale che richiede un'ulteriore applicazione. I suoi dischi quanti sono? Veramente non li ho contati, sono parecchi. E ho difficoltà nel catalogarli, spunto dappertutto, in ogni angolo della casa, e ne compro di continuo, quello è il mio peccato, insomma. Li cura solo lei? Sì, c'è mia moglie che è anche appassionata, i miei figli spesso e volentieri vengono loro a sentire, ma insomma sono un po' geloso di questo. Ecco, consente a qualcuno di avvicinarsi, no? Sì, oddio, è importante, sono apparecchi un po' delicati, bisogna saperli usare. Qualche nipotino che arriva in casa che tocca un po' troppo. Sono messi molto in alto. Non corrono il rischio di essere toccati dai nipoti. Una collezione con qualche pezzo prezioso, la sua? Oddio, ho dei dischi del 1953-54 che conservo gelosamente, i primi dischi microsolco, delle sinfonie di Beethoven, Toscanini, eccetera. Mi ricordo allora si vendevano solo da Marini, che stava nel locale del Trocadero, l'ex Trocadero, e io avevo 14 o 15 anni. E in effetti hanno un certo valore storico, qualche disco anche a 78 giri, ma adesso è molto difficile poterli ascoltare perché non esiste più il giradischi a 78 giri. Eccetera, sono cose più sentimentali che altro. La musica attuale viene riprodotta con ben altri mezzi. Lei suona qualche strumento? Suonavo in epoca giovanile il pianoforte, sono arrivato fino al quinto, sesto anno del liceo musicale. Poi ho abbandonato un po' per pigrizia, un po' per gli impegni scolastici, di studio, eccetera. Ripresi poi all'epoca dell'università a Bologna, ancora un paio d'anni, e poi un po' ho perso l'esercizio. Potrei ricominciare, non è mai troppo tardi, come si no, dice. Sicuramente, ma ecco, quando le viene voglia di musica, lì per lì le viene in mente, vado a suonare, e poi magari si ricorda che non possiede strumenti, che non possiede una tecnica tale, o magari sì, ce l'ha, ma magari arrugginita, da poter suonare qualcosa che le piaccia molto, e allora pensa di andarla ad ascoltare, o il primo pensiero è vado ad ascoltare? Vado ad ascoltarla perché è un elemento di frustrazione poter pensare di poterlo suonare, insomma. Ecco. Sì, è vero, è un elemento di frustrazione incredibile, però io non credo che il primo pensiero sia subito vado ad ascoltare, la tentazione di suonare c'è. Si potrebbe. È che è una passione che costa ancora più cara poi, perché c'è bisogno di una... Applicazione di diuturna, diciamo, giornaliera. Certamente un medico ospedaliero... non può permettersi, ma lei dice davvero che tornerà a suonare il pianoforte? Si potrebbe, volendo. Io penso che lei tornerà a suonare il pianoforte proprio. La lirica rappresenta un riferimento per lei, oppure è solo un genere noto, ovviamente, ma non amato? No, mi piace moltissimo anche quella.
Nel campo dell'estetica musicale c'è stata un po' quella che è la battaglia fra i sostenitori della musica pura, che era la rappresentazione secondo Hegel dello spirito assoluto, e il melodramma appariva quasi una contaminazione. È vero, però in effetti si può dire che il melodramma nelle sue più alte espressioni attinge vertici altissimi di poesia, basti pensare a Verdi, Wagner, insomma, anche Bizet, eccetera. Troviamo degli autori di musica classica che si avvicinino a questi simboli che abbiamo stabilito. Allora, il rosso del cuore per? Rossini. Per Rossini. La musica spumeggiante, allegra, cioè. Il viola dello spirito. Il viola, per? Pensare di Brahms, che è molto intimo. Io ho bisogno di una deroga, rapidissimamente. Il giallo dell'intelligenza? Direi a Wagner, insomma. Così. Grazie. Allora, ci avviciniamo. Sì. Intanto ci avviciniamo alla seconda parte della trasmissione, siamo pronti per la quarta fotografia, il quarto click, adesso contiamo e poi diciamo Cisi insieme, se per lei va bene. Mi perdonerà. Non abbiamo sentito. Diceva? Mario Luisa mi perdonerà. Sicuramente, l'abbiamo senza microfono non si sentiva, mi sono concessa questa civetteria. Allora, 1, 2, 3, Cisi. Grazie. Questo spazio è troppo piccolo per descrivervi 30.000 metri quadrati di grandi offerte. Di Sante Mobili, gruppo industriale. San Nicolò a Tordino, a 7 km da Teramo, strada statale per Giulianova. Di Sante Mobili, 30.000 metri quadrati per arredare. Una pazza voglia di pizza? Punto Pizza Tonini, la soluzione ideale. Pizza al brancio in tanti gusti, squisite pizza al piatto, sempre pronte all'istante. Stasera veniamo da te? Sì, ma prima passate a fare il pieno da Punto Pizza Tonini. Punto Pizza Tonini, un punto di gusto in più. A San Nicolò a Tordino, in via Galilei, nel centro commerciale. Se cerchi casa, non affidarti al caso. C'è Tecnocasa. La scelta più scelta. Due appuntamenti settimanali per seguire più da vicino su Verde TV gli avvenimenti sportivi della nostra provincia. Sabato Sport, il sabato alle ore 19.45, una trasmissione di anteprima per anticipare con interviste e pronostici gli avvenimenti della domenica e commentare quelli del sabato. Domenica Sport, la domenica alle ore 19.30 per i risultati, le classifiche, i commenti a caldo e le interviste. Sabato Sport e Domenica Sport, il sabato e la domenica per un grande weekend sportivo su Verde TV. Allora, siamo alla seconda parte di Doppio Click. Naturalmente questa sera stiamo trattando un argomento che è molto lontano da quello che tutti i giorni tutti noi proviamo, i problemi, le perplessità, le ansie. Questa sera invece parliamo di desideri, di sogni nel cassetto, parliamo dei momenti più belli